Stanno arrivando tutti i colleghi che prendono posto nella sala dell'Hotel Mediterraneo. Subito polemico Claudio Lotito nei confronti di un collega. C'è in sala anche il direttore generale Danilo Pagni, sta arrivando anche Marco Mezzaroma che sta raggiungendo Claudio Lotito al tavolo della conferenza. Ecco i due cognati, proprietari del Salerno Calcio, che prendono posizione e dunque fra poco inizierà la conferenza stampa. Abbiamo detto che pochi minuti fa al loro ingresso all'Hotel Mediterraneo si sono confrontati con i tifosi che all'esterno dell'hotel stavano chiedendo già da diversi minuti il ritorno dell'ippocampo sulle maglie della squadra cittadina. Adesso sicuramente l'argomento principale della conferenza stampa sarà proprio questo. Intanto c'è qualcuno che passa indisciplinatamente davanti alla nostra telecamera, purtroppo capita anche questo. C'è un po' di rissa Allora, davanti ci all'Odito e sono Mezzaroma. due radiomicrofoni in sala, quindi E ora ascoltiamo la cortesemente conferenza stampa. chiedo ai colleghi giornalisti di porre domande al dottor Claudio Lotito e al dottor Marco Mezzaroma, che questo pomeriggio si sottoporranno alle vostre domande, appunto con i due radiomicrofoni che sono disponibili in sala. Grazie. Chi vuole Prima di iniziare? fare le domande vorrei fare due considerazioni. Sì. Questo qui. No, questi, non so, questi sono Che uso questo? Vorrei fare due considerazioni che noi non abbiamo mai fatto. Siamo rimasti a quella famosa giornata dove ci siamo incontrati nella sala del Consiglio Comunale, dove io e mio cognato abbiamo preso degli impegni di fronte alla città, di fronte al sindaco, impegni che allo stato attuale sono stati ampiamente mantenuti. Avevamo preso l'impegno di allestire una squadra competitiva, i fatti lo dimostrano non solo per la posizione di classifica, ma sicuramente per l'organico che questa squadra ha allestito, che avrebbe avuto una certa organizzazione. Io vedo qui di alcuni giornalisti che all'epoca dicevano: chi sarà il direttore sportivo, chi sarà questo, chi sarà quell'altro, siamo tutti preoccupati come se fossimo noi degli avventori che immeritatamente eredavamo un patrimonio storico sportivo dei quali non eravamo degni. I fatti testimoniano che per la prima volta nella città di Salerno c'è un'organizzazione efficiente, nonostante sia una squadra che militi, e tutti lo dimenticano, nell'interregionale, serie D, non professionistica, ma dilettantistica. Abbiamo dato un'organizzazione e delle regole ferree di una gestione, per avere anche, dare un esempio di gestione trasparente, coniugando i risultati con la sana gestione, rispetto delle regole assolute. Questo deve valere non solo per noi, ma deve valere anche per voi, per tutti quanti quelli che sostengono la squadra come tifosi o che sono vicini alla squadra svolgendo un'attività lavorativa a livello di informazione. Abbiamo rimesso in pristino tutta una serie di attività sportive, mi riferisco, stiamo svolgendo la ristrutturazione del Volpe, grazie all'apporto del sindaco, che si è dimostrato persona corretta, leale, che ha a cuore le sorti della Salerno Calcio, nell'interesse esclusivo della città di Salerno. Una persona che quando prende gli impegni li mantiene. Abbiamo lo stesso DNA noi, siamo abituati a mantenere gli impegni. Siamo abituati ad assumerci le responsabilità delle scelte, siamo abituati a mantenere gli impegni che possono essere mantenuti nel momento in cui riteniamo di poterlo fare. Con molto rammarico, nonostante l'organizzazione professionistica che si è data questa squadra, questa società, trovo invece spesso un atteggiamento da parte di alcuni mezzi di informazione solo esclusivamente di critica. La critica dal greco crino giudicare è ammessa a tutti, ma deve essere una critica costruttiva. Cioè, costruire significa fare una critica per migliorare,
non una critica fine a se stessa, perché questo non giova, non serve a nessuno, serve solo a destabilizzare. A noi mancano, come sapete, 10 partite, che devono essere 10 spareggi per poter uscire da questo inferno dantesco, perché il campionato di Serie D è un inferno dantesco per chi fa calcio a certi livelli. Se vogliamo dare dignità a questi colori, che meritano dignità per il bacino d'utenza, per la passione dei tifosi, per la città di Salerno, dobbiamo tutti contribuire insieme a uscire da questo inferno, attraverso l'apporto di ognuno di voi, dei tifosi, della squadra, della società, dello staff tecnico, ma anche dei mezzi di informazione. I comportamenti della tifoseria devono essere all'insegna della civiltà di cui è portatrice la città di Salerno. Salerno viene additata come una città civile, civile significa nei comportamenti, nella storia, nel modo di essere, e anche del calcio deve primeggiare questo atteggiamento. Spesso ciò non è accaduto, retaggio di storia sbagliata, di atteggiamenti sbagliati, perché le passioni e i sentimenti possono essere esternati però nel rispetto delle regole, devono essere esternati nel rispetto delle regole. Anzi, noi abbiamo registrato che oggi l'affluenza allo stadio è diminuita, in un momento in cui la squadra ha bisogno di sostegno, ha bisogno di sentirsi punto di riferimento della città, ha bisogno di poter affermare sul campo i valori di cui è portatrice per questa città. Questo significa che qualcosa non è entrato nella testa della gente. Non si vince in modo scontato, non si vince solo perché uno allestisce una squadra competitiva, si vince attraverso il rapporto di tutti, il lavoro di tutti, la forza di tutti, la forza del gruppo, la forza della città, che mi pare di capire che in questo momento si è un po' appisolata o adagiata su una logica di dire la squadra è forte, non c'è problema, il campionato è vinto, non è vinto nulla fino all'ultima partita. Ci dobbiamo conquistare partita dopo partita i risultati, dobbiamo uscire da questo inferno dantesco, da questo calcio dilettantistico che ha un valore per chi fa calcio di esercizio, ma non ha valore per noi, per la città di Salerno, che sicuramente deve ricoprire un ruolo nel calcio a livello professionistico di primo livello. Questo atteggiamento sicuramente non è che sprona la squadra a fare bene, anzi, la critica va fatta nel momento in cui la squadra non dà sul campo tutto quello che può dare in rapporto alle proprie potenzialità. Ma è altrettanto vero che spesso si fa critica fino a se stessa. Vedo qui alcuni giocatori, alcuni giornalisti contro l'allenatore, contro Tizio, contro Caglio, contro Sepa. Questo non è possibile, perché significa invalidare il lavoro di tutti e di quelli che fino ad oggi ci hanno portato ad essere primi in classifica assevuti ad oggi dalla seconda. Questo significa mettere a rischio la certezza o le aspettative della promozione. Mancano 10 partite, sono 10 finali che devono essere vinte e combattute con determinazione, con spirito di sacrificio, con umiltà, con spirito di gruppo, con tutta la città dietro, se vogliamo rappresentare la città di Salerno, se vogliamo che questi ragazzi rappresentino la città di Salerno. La vittoria della squadra è la vittoria della città, non lo dimenticherete mai. Il comportamento della squadra è l'emblema del comportamento della città. I tifosi che rappresentano la città devono avere un comportamento all'insegna della civiltà di Salerno, che viene considerata una civiltà di livello culturale, di livello storico, di livello partecipativo. Si rivendica solo e esclusivamente in questa città il colore della maglia e l'emblema della maglia, nessuno li vuole disconoscere. Io sono un portatore di valori, per me la storia fa la differenza nella vita.
La storia è fondamentale perché rappresenta le nostre radici, i nostri avi, il nostro comportamento nei secoli, ma è altrettanto vero che questo si può realizzare solo nel rispetto delle regole. E oggi le regole non lo consentono, perché, come sapete, c'è in atto una procedura in tribunale che non consente di poter sicuramente fare acquisizioni che possono interferire nell'iter giudiziario che è in corso. Allora, sulla base di questo, dice, perché Lodito oggi e Mezza Roma si sono presentati? Perché noi non facciamo gli investitori e dobbiamo guadagnare in questa città. Noi abbiamo voluto ricreare l'entusiasmo e le aspettative, la gioia di poter rivedere la propria squadra sul campo, rappresentare questa città. L'abbiamo fatto nel convincimento e nella convinzione che tutti capissero gli sforzi che stiamo facendo per far sì che questo calcio ritorni ad essere un calcio autorevole, importante, non solo sul territorio cittadino, ma a livello nazionale. E per far questo occorre il supporto di tutti. Mi dispiace che ancora oggi qualcuno pensi solo esclusivamente a fatti che sono di carattere formale, non sostanziale, perché la storia non è rappresentata solo dall'emblema e dal colore, è rappresentata da quello che ognuno di voi c'ha dentro, come passione, come sentimento autentico, che poi si traduce in un'effigie che può essere il simbolo e in un colore che può essere il colore della maglia. Ma questo non è altro che il linguaggio con il quale si interpreta la passione. E quello che viene meno, mi pare di capire, è la passione, perché nel momento in cui uno non è presente allo stadio significa che non partecipa, non ha passione o dimostra di non averlo, o ha un modo di esternarlo in modo recondito, segreto. Noi vogliamo che questa passione venga espressa in modo autentico, in modo palese, senza atteggiamenti che possono far pensare a considerazioni o posizioni diverse, ma con le aspettative di creare un grande club, una grande squadra, perché noi siamo dalla parte vostra, dalla parte della città. Noi vogliamo fare di Salerno una città importante a livello calcistico. Non ci siamo sottratti dagli investimenti, non ci siamo sottratti dal spirito di sacrificio che necessita per poter allestire, come abbiamo fatto, una società, non solo la squadra, in 20 giorni, presa dalle ceneri, solo sulla fiducia del sindaco che ha puntato su di noi e del quale gliene do merito, perché ha avuto la capacità di capire la validità delle persone, e noi abbiamo l'orgoglio di rappresentare una città governata da un sindaco che ha dimostrato di saper fare meglio degli altri il proprio mestiere e di fare solo e esclusivamente gli interessi dei cittadini. Oggi, se voi non capite gli sforzi che sta facendo la società e che sta facendo la squadra, significa che non avete capito il progetto. Significa che vi siete fermati a una valutazione semplicemente, esclusivamente epidermica, del carpe diem. Noi viviamo sulla logica del futuro, anche del passato, perché la storia serve per rendere più forte il futuro. Ma oggi noi dobbiamo ripartire dal presente. Il presente rappresentava una società, come ricorderete, che non esisteva. Non esisteva più, era fallita, l'abbiamo dovuta ricostruire ex novo dal notaio. Abbiamo oggi ultimati i lavori nell'ufficio della Salerno Calcio e la Salerno Calcio avrà un ufficio degno di una squadra di calcio professionistica, organizzato, strutturato, tecnologicamente avanzato. Quando siamo venuti abbiamo detto che avremmo fatto il sito, abbiamo fatto un sito, l'avete visto tutti, di livello. Abbiamo già le bozze per la rivista della Salerno Calcio, perché noi siamo abituati a fare le cose come da professionisti, non siamo improvvisati e non inventiamo.
né siamo abituati a vendere sogni. Noi vendiamo, non vendiamo sogni, solo solide realtà. Vabbè, la causa, intanto ce ne fanno tante, non vogliamo le cause, ecco perché. Solide realtà, che sono i fatti quelli che parlano. La politica dei fatti, quella che fa il sindaco nella città, ha dimostrato di trasformare una città, l'ha trasformata con i fatti, non con le chiacchiere. E noi siamo obbligati a fare altrettanto. Parliamo lo stesso linguaggio, linguaggio del fare. Allora, lasciateci fare, lasciateci lavorare, lasciateci fare, sostenete questa squadra, sostenete questo club che vi darà grandi soddisfazioni. Evitate atteggiamenti di critica ingiustificata, perché fanno solo il male e inibiscono la crescita. Se volete che questa squadra e questo club crescano, dovete sostenerlo con la passione, con l'informazione, con, sicuramente con la tifoseria sana, quella che rispetta le regole. Noi siamo abituati a far rispettare le regole, perché le rispettiamo e vogliamo che gli altri le rispettino. Siamo contro le invasioni di campo, ognuno ha il proprio ruolo, ma siamo anche abituati a difendere la nostra posizione. E quindi, sulla base di questo, vogliamo che questa squadra sia messa nella condizione di poter fare questo rush finale di 10 partite con la massima serenità, ma allo stesso tempo col massimo sostegno, perché è fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Si vince tutti insieme. E il messaggio che voglio mandare: abbiate fiducia, nessuno vuole togliere la storia alla Salerno Calcio, anzi, noi vogliamo che questa storia sia proiettata nel futuro, ma un futuro illimitato, sine die, non un futuro del giorno dopo, come è accaduto fino ad oggi. Significa che questi colori, laddove verranno nel momento giusto e consentito dal punto di vista legale, riacquisiti nella paternità di questa club, saranno indissolubili e saranno inalienabili. Parola, dobbiamo fare delle forme di legge e nei tempi che ci sono consentiti dal leader giudiziario. Adesso basta con tutte queste chiacchiere, perché sono solo chiacchiere, parliamo di fatti. I fatti sono che mancano 10 partite e queste 10 partite sono fondamentali per ritornare nell'area professionistica di primo livello. E un impegno che noi assumiamo già fin da oggi, che comunque sarà un primo livello corroborato da una organizzazione e da una squadra altamente competitiva, perché noi siamo abituati a competere non solo in base ai valori dello sport, cioè nel senso tanto per l'importante è partecipare, ma partecipare esprimendo al massimo i propri valori nel rispetto delle regole, le proprie potenzialità, siccome Salerno merita questo. Merita una squadra competitiva, come abbiamo allestito una squadra competitiva nella Serie D, la allestiremo se ci saranno le condizioni di approdare il campionato professionistico. Ma ci dobbiamo arrivare, e questo è il problema. E mancano 10 partite per arrivarci. E quindi allora evitiamo, no, di destabilizzare, supportiamo la squadra, tiriamo la volata per queste 10 partite, andiamo allo stadio per fargli sentire il calore e la passione della tifoseria, il sostegno della linea Maginot o del Piave, qui non passa lo straniero a Salerno, questo è il concetto, ma lo dobbiamo fare convinti e non invece divisi, perché le divisioni portano le sconfitte, l'unità porta la forza, porta la vittoria. Ride? Ci ho torto? Va bene, dopo sentiremo le domande. Grazie. Ci sono domande? Allora,
Buonasera. Buonasera Presidenti. Allora, abbiamo ascoltato questa lunga introduzione, sicuramente insomma è un lotito abbastanza amareggiato quello che insomma si propone dopo un po' di tempo alla città di Salerno. Amareggiato per cosa? Per l'accoglienza che è stata riservata, insomma, per questo moto di piazza che chiede il rispetto della storia, della tradizione. Lei stesso insomma si è detto portatore di valori, quindi è anche normale, no, che insomma la tifoseria non si riconosca fino in fondo in una realtà calcistica, fatta poi la tara, la premessa che lei ha ampiamente fatto. Lei ha detto quando, ritornando sull'argomento Cavalluccio, e poi una domanda tecnica, due domande, quando la legge ce lo permetterà, ce lo consentirà, ma avete in mente una strategia per poter acquisire il marchio e per chiudere il cerchio con il progetto sportivo che avete avviato ormai da un anno? E poi al presidente Mezzaroma chiedo, insomma, dopo insomma la brutta prestazione offerta alla squadra domenica scorsa contro il Civitavecchia, cosa ha detto ai giocatori, all'allenatore, nel tentativo di non ripetere più certe bruttissime prestazioni, perché credo che il calcio sia anche divertimento, gioco, e questa squadra di gioco e di divertimento ne offre ben poco. Grazie. In merito alla prima domanda, lei pensa che noi siamo qui per illudere la gente? Ecco. Allora, se pensa che noi non siamo per illudere la gente, significa che noi siamo abituati a fare le cose che ci sono consentite di fare. Normalmente il tifoso giustamente parla col cuore, però si ricordi sempre che un presidente deve essere un presidente tifoso, non un tifoso presidente. Significa che deve coniugare il cuore, la passione, col raziocinio, con l'equilibrio. Altrimenti si rischia di fare quello che hanno fatto i nostri predecessori, che presi probabilmente da troppa passione, poi hanno dimenticato la gestione, ci fa pure rima. Noi siamo, non è che siamo degli sprovveduti o degli avventurieri. Noi sappiamo che cosa dobbiamo fare per riacquisire il simbolo e i colori, perché ci siamo documentati, non l'abbiamo fatto da soli, l'ha fatto anche il sindaco in prima persona. È chiaro che nel momento in cui c'è una procedura in atto di carattere giudiziario che ipotizza alcune cose, noi dobbiamo solo attendere gli eventi, come si suol dire, no? Non possiamo intrometterci in cose che non ci appartengono dal punto di vista di iter burocratico o giudiziario, qualsivoglia. Noi siamo in attesa di capire chi sarà il reale detentore della storia cosiddetta, per poter poi rivendicare la possibilità di poter interloquire con lo stesso per riacquisire i colori e il simbolo. Si dice quando. Non facciamo i maghi noi, non dipende dalla nostra volontà. Non ci siamo sottratti dal confronto in alcuni ambienti preposti, l'abbiamo fatto con professionisti esperti, i quali in questo momento ci hanno detto, che non c'è, anche un quarto d'ora fa, che in questo momento bisogna attendere l'evoluzione di quello che succederà, no, nei confronti del nostro predecessore. Sulla base di quello poi noi prenderemo i provvedimenti che si dovranno prendere, senza possibilità di condizionamenti. Questo ci tengo a chiarirlo. Significa che noi siamo abituati ad agire in totale libertà. Siamo persone libere, liberi di intendere e di volere, di agire, perché abbiamo a supporto le istituzioni. Quelle vere, quelle che rappresentano la democrazia, rappresenta l'interesse di tutti i cittadini, non solo di una parte. Perché vedete, sembra quasi che noi ci vogliamo sottrarre dal ripristinare la storia, ma la storia, con tutto il rispetto, non l'abbiamo tradita noi, non l'abbiamo abbandonata noi, qualcun altro ha portato la storia dove è arrivata, ossia al nulla.
a luglio del 2011 la Salernitana non esisteva più. Questo qualcuno lo dimentica. Non esisteva più. Si sono presentati due persone, allo Stato mi pare capire che non hanno tutta la fiducia della città, per ripristinare un modello di calcio che la città di Salerno aveva perso, non esisteva più. Ha riacquistato la città di Salerno una credibilità istituzionale, non solo calcistica, di affidabilità imprenditoriale, di affidabilità sportiva, non solo legato esclusivamente ai risultati, legato alla qualità dell'organizzazione, alla qualità del progetto, che non finisce oggi o finisce alla fine del campionato, ma che è proiettato in un futuro sicuramente a lungo termine, con logiche completamente diverse, non del mecenate inesistente, che dopo tre anni o due anni sparisce, ma di colui che nonostante non guadagni nulla, ma investe solo nell'interesse della città, per un impegno preso con la città, per un impegno preso con l'amministrazione comunale, vuole dimostrare a tutti che è abituata ad onorare i propri impegni, nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi, mettendoci la faccia, non scappando, non sottraendosi ai confronti e non lesinando investimenti. La prova provata, scusate, è che al di là di tutte le organizzazioni che tutti sanno, che ha la Serie D, tutti si lamentano, è l'unica squadra di Serie D che ha la convenzione con la Lottomatica a livello nazionale, concessa dalla Lottomatica, perché sicuramente c'ero io, altrimenti non avrebbe mai data, perché l'Lottomatica con la squadra di Serie D non avrebbe fatto una convenzione, no? Per mettere la condizione per tutti i tifosi di avere un servizio sul territorio nazionale, cioè un tifoso della Salerno Calcio che sta a Milano può comprare un biglietto, non deve venire a Salerno per comprare il biglietto. Sì, forse, c'è la, allora, sì, forse non ha capito una cosa. No, Elena, cioè, tu mi hai detto che non conosce Salerno. Salerno lo conoscono tutti, altrimenti non staravamo qui. Il problema è, bisogna vedere se l'Automatica riconosceva Salerno, che è una cosa diversa. Conoscere una cosa e riconoscere un'altra. Quindi questo è il problema. Capito? Ma si informi. Se c'è l'Automatica ha un servizio con una squadra di Serie D. Io quello che voglio far capire è che voi dimentichiate che siamo in Serie D, interregionale, squadre dilettantistica. Questo forse lo dimenticate, tutti l'hanno dimenticato e dimenticano, torno a ripetere, che a luglio non c'era nessuno, al di là delle le cordate, non cordate, eccetera, voglio dire, la squadra non esisteva più, la società non esisteva più. Noi abbiamo dovuto pagare un contributo straordinario, io e mio cognato, altamente copioso, come si suol dire, pari a superiore a una iscrizione di una squadra professionistica di primo livello, chiaramente non di Serie A, di Serie B, perché è stata fatta un'iscrizione in aggiunta sull'affidabilità del progetto. Tant'è che la squadra, come sapete, non è che si stia lamentando perché qualcuno non gli paga i rimborsi spese o gli stipendi, o che vive in condizioni disagiate, o sbaglio? Questo è un merito di chi? Della società, di due persone che sono venute qui nella città in punta di piedi. Io questa è la quinta volta che vengo, sesta volta o sbaglio, non ho mai chiesto nulla, non ho mai posto, con totale spirito di servizio, solo perché ho preso un impegno con il comune di Salerno, con la città di Salerno, insieme a mio cognato, abbiamo sposato questo progetto per ridare la gioia alla gente di Salerno, che vive anche e soprattutto di calcio. Pensate se noi vogliamo rinnegare la storia di Salerno, cioè prendete due persone che vengono a Salerno, se caricano tutta la situazione, credete che non è solo economica, perché se fosse solo economica, no? Alla fine uno dice, se ha le disponibilità lo può fare,
è un problema proprio di responsabilità, del peso della città sulle spalle, perché il fallimento di un risultato è il fallimento di un progetto, è il fallimento della città di Salerno. Noi ci stiamo mettendo la faccia. Abbiamo preso impegni con l'amministrazione comunale, dicendo, il sindaco ha detto, ha fatto una scelta, quindi capiamo l'importanza della scelta, il rischio della scelta. E questo lo sentiamo tutto, l'onere di questa scelta, noi la sentiamo, perché capiamo che non possiamo fallire nell'interesse della città e vogliamo non fallire. Allora metteteci in una condizione di dare il massimo, di fare il massimo, di ottenere il massimo. E non sempre di parlare sempre dello stesso problema, che è un problema che non si risolve, non è dipende da noi la soluzione. Non è che noi, qualcuno dice no, cacci i soldi, compri. È un discorso fuori luogo. Non voglio entrare a dettagliarvi nei fatti di carattere giuridico e nelle ripercussioni nelle quali uno potrebbe incorrere in una situazione di questo genere. Perché io non entro negli atti gestori dei miei predecessori. Non mi interessa, non voglio neanche sapere. Noi però siamo abituati a fare le cose in regola. E per fare le cose in regola dobbiamo rispettare la legge. E per rispettare la legge dobbiamo aspettare l'iter giudiziario. Capisco che la gente voglia il cavalluccio, voglia i colori. Ha ragione, pure noi vogliamo la stessa cosa. Perché secondo voi noi vogliamo snaturare la storia di Salerno? Allora saremo dei pazzi. Quindi quando lei mi dice, ma che cosa fate? Noi abbiamo messo in campo tutto quello che dovevamo mettere in campo per poter riacquisire la storia. Stiamo in attesa, aspettando. In religioso silenzio, subendo e non contrattaccando, perché ce ne avrei di cose da dire per contrattaccare, no? Alla gente, no? Perché dico, scusate, ma il 31 luglio dove stavate? Fatevi capire. Pensate che è una cosa semplice allestire in 20 giorni non una squadra, una società da zero, dove non c'era nulla, cioè lo sanno gli addetti ai lavori. Oggi avete un addetto stampa, eccolo qui, un ufficio stampa, avete un sito, avete tutto quello che abbiamo promesso, abbiamo mantenuto. Avete un'interlocuzione, nonostante, vediamo, prendete una squadra di Serie D, la migliore che esiste in Italia, se ha tutto quell'organizzazione che c'è la Salerno Calcio, nessuna. Tant'è mi dicono a me, non vedo l'ora che se ne vada sto coso, perché lei ci mette in difficoltà. Ma anche le stesse forze dell'ordine stanno in difficoltà. Allora noi vorremmo, come rispettiamo la gente, essere rispettati per il lavoro e vorremmo che rispettassero anche la squadra e l'allenatore. Poi gli errori si possono commettere. Errare humanum est, sed perseverare est diabolicum. Allora significa, nessuno è infallibile, se no faremmo tutti quanti ad un altro mestiere, no? Arriviamo con la bacchetta magica, tic, e si risolve tutto. Non è così. La squadra può avere un momento di defaillance, le scelte tecniche possono aver avuto magari una prova tecnica, come si può dire, non hanno dato i risultati che devono dare. Ma questo che significa? Significa che è presente delle cronache qui, non so come si chiama qui, che invece fa Esposito. D'Esposito e mi sembra che fa il tifo contro l'avversario. Questa, però lo sento bene io. Esposito. Un'altra domanda per me. Cosa ha detto la squadra? Scherzo, assolutamente. Era sul gioco. Quello che abbiamo detto alla squadra naturalmente rimane fra di noi, questo me lo permetterete, no? Insomma, almeno nei dettagli. In grandi linee abbiamo detto che probabilmente ultimamente non stanno esprimendo le potenzialità che questa squadra ha, che tutti riconoscono, e quindi abbiamo richiesto una maggiore concentrazione, un maggior impegno, anche un maggior spirito di sacrificio. E mancano 10 partite, sono 10 finali e quindi ognuno deve dare il massimo di quello che tutti si aspettano possa dare, né più né meno. Poi vorrei dire una cosa anch'io in merito alla vicenda del marchio denominazione. Questa,
sta diventando un pochino, come posso dire, un tormentone. Io ricevo dal buon Lambiase ogni mattina, come Claudio, la rassegna stampa quotidiana, alle 8:30 la leggo. Non più tardi di ieri, mi sembra, ci sia stato uno scambio epistolare tra il curatore della... Poi mi perdo perché una Salernitana Sport, la Salernitana 1919 nei confronti della Energy. Questo semplicemente per dire che è una situazione ancora molto dinamica, veramente molto dinamica, nella quale stanno soggetti terzi da noi stanno portando avanti iniziative. Obiettivamente una situazione del genere, in cui già i protagonisti mi sembra, non dico che non abbiano le idee chiare, però stiano portando avanti tutta una serie di azioni per cercare di chiarire la situazione tra di loro. Obiettivamente una situazione del genere, intavolare qualsiasi tipo di trattativa, discorso, quello che volete, mi sembrerebbe quantomeno azzardato. Quindi ogni buon acquirente, se deve comprare una macchina, prima vuol vedere chi è effettivamente il proprietario. Se poi a maggior ragione viene a sapere che ci sono due o tre persone che ha torto, ha ragione, questo non neanche entro nel merito, perché poi sono sentenze di tribunali, curatori, fallimenti, è una situazione molto molto complicata. Io obiettivamente in una situazione del genere, finché come posso dire, le carte non sono chiare sul tavolo, non mi ci siedo neanche al tavolo. Ma questo è proprio l'ABC di ogni operazione economica, di ogni trattativa. Ripeterlo ogni volta, io capisco i tifosi, per carità, concordo con quello che dice Claudio, sarebbe autolesionismo da parte nostra non riconoscere il valore di una storia, no? Però, insomma, sinceramente non ci sono ancora le condizioni per poter fare un discorso serio, né più né meno. Poi se ogni volta dobbiamo... No, ma io non lo dico a lei, per carità, perché capisco perfettamente che i tifosi che stanno fuori hanno tutti i diritti di farlo, assolutamente. Però ogni volta noi non possiamo che dire questo, insomma. Nel momento in cui ci sarà una situazione giuridica chiara, cosa che oggi non è, e lo dimostrano, ripeto, gli atti che stanno facendo i soggetti che oggi hanno la titolarità di farlo, secondo me non c'è spazio. Tutto qui, è molto semplice, non è mancanza di volontà, non è, ho letto insomma su alcuni articoli, voglia di prendere tempo, non è questo, è che, assolutamente, però adesso, lei lo farebbe? No, ma non si può fare tecnicamente. Lei ha detto dovrei conoscere meglio la situazione, vive qui e la conosce benissimo, presumo, perché poi è all'ordine del giorno del vostro lavoro. Si è risposto un po' da solo, assolutamente. Io prendo lei naturalmente come esempio, non è una cosa. Quindi questo è il quadro. Io spero che, insomma, io rispondo sempre molto volentieri a tutti, cerco di farlo con garbo, con la massima disponibilità. Però ogni volta sta diventando una sorta di mantra, no? Ogni volta si ripete, e io ogni volta devo dare la stessa risposta, perché non ci sono ancora allo stato dei fatti effettivi, giuridici, nuovi, che possano dire una parola nuova. Quando ci saranno noi siamo qui, non l'abbiamo mai nascosto, insomma. Presidente Mezzaroma, dottor Lotito. Velocissimamente, una breve premessa prima della domanda. Non sono io la persona meglio indicata e più rappresentativa per difendere la città di Salerno o la categoria dei giornalisti, però volevo ricordare che le cifre sia in casa che in trasferta in Serie D del pubblico di Salerno sono notevolissime. Insomma, anche se si è scesi dai 4.000, 4.500, 3.500, credo che siano addirittura delle cifre che non trovano riscontro neanche in Serie B. E così come non vorrei assurgere al ruolo di avvocato difensore della categoria dei giornalisti, però dopo una partita, quella di domenica scorsa con il Civitavecchia, che galleggia sulle zone basse della classifica, sembravano il Real Madrid, noi insomma non abbiamo fatto un tiro in porta. È difficile trovare momenti di entusiasmo per chi ad esempio come me è chiamato a fare una radiocronaca. Ma io volevo fare un'altra riflessione, credo giustamente, dando atto a quello che
la vostra professionalità, le vostre capacità imprenditoriali assolutamente al di sopra della norma. Qua non ci piove, non è una concessione che le sto facendo io, dottor Lotito. Però quando lei giustamente, commercialmente, ricorda il principio per cui in democrazia nessuno è obbligato ad acquistare un qualche cosa, ed è giusto, quando in questo momento semmai il popolo salernitano vorrebbe semplicemente essere rassicurato, perché è un passo che io credo necessariamente dovrete fare, perché se un domani, liberandosi il titolo, esce fuori un terzo interlocutore che acquista il titolo, si corre il rischio di fare la fine di Verona. Chievo Verona, Verona, insomma. E lei, dottor Lotito, è troppo esperto per non sapere a che cosa mi riferisco. Le chiedo, alla luce di questa riflessione, perché 7 anni fa lei acquistò la Lazio per la cifra che all'epoca era indebitata piuttosto ingente, e non fece una seconda, una terza società romana piuttosto che con un Falco invece dell'Aquila? Allora guardi, mi ha portato su un terreno dove io non volevo scendere, perché altrimenti poi inizia la storia, succursale, non succursale, eccetera. Scusi, quello che ha detto lei va a vantaggio di quello che stiamo sostenendo noi. Significa che noi abbiamo a cuore la storia di una squadra. Per salvare la storia, come ha detto lei, della Lazio, io mi sono caricato 550 milioni di debiti di 7 anni fa, che avevano un valore sicuramente diverso da quelli di oggi. 84 milioni di ricavi, 86,5 milioni di perdite, 9 giocatori, non c'era staffa tecnica, eccetera. Noi, per caricarci la storia di Salerno, ci siamo caricati che cosa? Abbiamo preso niente, zero. Siamo ripartiti da zero. Io non è che ho fatto una seconda squadra, lì la squadra stava in Serie A, avevo una scelta, come hanno fatto il Napoli, il Palermo, la Fiorentina, il Bologna, quelli dico io le squadre. Fallisce, la prendevo, no? Al 4 soldi, ma hanno preso tutti. Io ho messo all'epoca 75 milioni, 150 miliardi personali, per prenderne 1070 dei debiti, per salvare la storia. Qui a Salerno, siccome i danni non li abbiamo fatti noi, non è che c'è una possibilità di scegliere, magari mi avessero fatto scegliere tra ci spendi X e c'hai la squadra in Serie A, in Serie B, no, la squadra stava in eccellenza, forse non avete capito. Aspetti, allora se lo sapete, allora vado a prendere, al circolo parrocchiale, cioè il coso parrocchiale. Dopodiché noi che abbiamo detto? Siamo convinti che Salerno non meriti questo tipo di calcio. Ci rimbocchiamo le maniche, ci mettiamo la faccia. Non è che abbiamo mandato persone. Si ricorda quando Proprio Spoggi diceva: ma chi è il direttore sportivo Proprio Spoggi? Chi è questo? Non vi preoccupate, noi abbiamo l'organizzazione. Chi sarà il direttore generale? Chi sarà questo? Eccetera. Noi abbiamo fatto un'organizzazione che è funzionale al rilancio del calcio già nel campo professionistico. Quindi non abbiamo fatto la scelta. La scelta non abbiamo voluto fare. Purtroppo la scelta hanno fatto quelli che hanno fatto fallire la società. Hanno fatto la scelta di farla fallire. Questo è il vero problema. Dopodiché, una volta che è fallita la società, noi che abbiamo fatto? Ci siamo preoccupati, il fallimento porta che cosa? Non solo al danno materiale, ma alla perdita della credibilità nel sistema sportivo, nel sistema nazionale. Perché il fallimento è indice di incapacità, di sconfitta, non solo sportiva ma anche economica. Allora, abbiamo cercato di ridare credibilità e mi pare che l'abbiamo data. Perché tutto si può dire, meno che Salerno è una squadra, non so, un club che ha problemi. O sbaglio? Tant'è che ha attratto a sé la migliore qualità di giocatori che esistono in questo tipo di campionato. Abbiamo giocatori che militavano nella Serie B e hanno fatto la scelta di venire a Salerno, sia per la città di Salerno, indubbiamente, ma sia perché c'era un progetto vincente, rappresentato da persone affidabili che avevano anche la sostanza e la capacità di portarla avanti. Allora, questo è il significato, e qualcuno lo dimentica questo. Forse avreste preferito qualcuno che veniva da voi e vi diceva: non vi preoccupate, vi porto il cavalluccio, vi porto la cosa colorata, e poi dopo 8 mesi, un anno, vi sareste ritrovati nella stessa situazione. Perché non è un problema economico. Io sto cercando di far capire,
non è un problema economico. Se fosse stato un problema economico, con tutto il rispetto, noi siamo abituati a comprare, non a vendere, compriamo sempre. E abbiamo fatto che cosa? Scusate, noi siamo venuti, la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a vedere un centro sportivo da riattare, da ristrutturare, da investire per dare certezza al progetto del futuro, non dell'oggi, perché oggi vedi, ancora non ce l'abbiamo pronto e nonostante ciò ci alleniamo da altre parti. Ma gli altri, i miei predecessori, i nostri predecessori, dove stavano in questi anni? Che cosa hanno fatto per la città? Spiegatemelo. Qual è il centro sportivo che, sui quali è stato investito? Lo sa l'investimento di una squadra di Serie D nel centro sportivo del Volpe? È elevato, si fidi. E il sindaco, che ringraziamo pubblicamente, ha accettato questa sfida, anche la partecipazione del comune, perché ha visto l'intendimento della società e ha visto che la società contribuisce in modo consistente alla realizzazione del centro. Su una struttura comunale, voglio vedere quante persone nel 2011 sono disponibili a sborsare tutte le somme che abbiamo messo in preventivo noi di sborsare, che vedete stanno facendo i lavori, comune, società. Voglio vedere quante sono. E quando finiranno è quella lì, non è che faccia il muratore, il carpettiere, metta la cosa, scusi, faremo del tutto, l'interesse nostro è finire il prima possibile. L'interesse nostro è finire il prima possibile. Hanno dovuto spostare i pali, se lei non sa, i plinti, vi spiego questo, allora volete andare nei dettagli. C'era l'illuminazione che purtroppo non consentiva di avere il campo regolamentare, perché i plinti, l'illuminazione era supportata per quell'altezza da determinati plinti. Quindi è servito il genio civile, hanno dovuto spostare tutti i vali della luce, non la luce del... Quindi tutta sta roba, ecco, i tempi, a produzione del genio civile, la ditta che fa i lavori, il campo di quinta generazione che deve essere omologato, cioè se vi spiego quello che abbiamo fatto, voi non vi rendete neanche conto. Con i mezzi a disposizione della burocrazia, e devo dare atto al comune di Salerno che si è reso partecipe e parte dirigente per cercare di risolvere le cose in modo il più spedito possibile, che ha creduto nel progetto, perché ha visto la volontà e la sostanza, per questo che tutti lo dimentico, la sostanza delle persone che investono, mettono soldi, non chiacchiere, quando dico non sogni, soldi personali per poter rilanciare il calcio a Salerno. Allora sta roba ha un significato, no? Non è un progetto campato in aria, non è che siamo venuti a fare la colletta davanti alle persone a dire scusate, dateci una mano, facciamo l'azione popolare, facciamo questo. Nessuno mi ha chiesto nulla qua, mi sbaglio, o sbaglio. Si chiede solo e esclusivamente una cosa, di supportare la squadra. Penso che sia una cosa legittima, una cosa dovuta dalla città, per chi dimostra, non la società, in caso in questo caso la squadra, comunque di veleggiare ai vertici della classifica e di avere la prospettiva di un futuro diverso, no, da quello che è stato fino adesso la storia, o meglio, diciamo il passato, non la storia, perché la storia ha un significato pregnante, importante per me. Passato è un'altra cosa, è transeunte. Quindi voglio dire, cioè, qual è il problema? Abbiamo investito sull'idea, non sulla storia, non sul valore commerciale, su niente, perché c'era niente. Quante persone si sono resi disponibili, anche della città, a farlo? Questo è il problema. Allora voglio dire, perché continuare a autoflagellarci, o meglio, la città si vuole autoflagellare, ma perché? Se abbiamo invece un futuro roseo di organizzazione, di prospettiva, non è perso che poi il cavalluccio se lo prendi oggi o prendi domani muore, cioè il calcio è il calcio della città di Salerno. Non è che viene meno se il cavalluccio per un anno sta dentro la stalla e non rientra fuori, no? Scusate, o sbaglio? Ma nessuno si è detto che non vogliamo trattarlo. E noi fin dall'inizio abbiamo detto, l'ha detto l'amministrazione comunale, addirittura ci siamo resi disponibili insieme all'amministrazione comunale, cosa che ha fatto il sindaco, gli devo dare atto, ha fatto di tutto e di più, per verificare la bontà e la possibilità di poter risolvere il problema. Tutto il resto sono tutte chiacchiere da bar. E io non faccio chiacchiere, non siamo abituati a fare chiacchiere, noi vogliamo fare cose serie, le cose che durano nel tempo. Non che sono meteore, che oggi esistono e domani non esistono più.
Marotta. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere, volevo fare due considerazioni. La prima, io credo che dopo le dichiarazioni di Lotito, del presidente della Mezza Roma, non credo onestamente che qualcuno abbia minimamente contestato l'operato e la fattibilità e la fattività della società. Credo che sia stato detto e ridetto quanto e quale sia stato l'impegno e l'emergenza con cui la società è stata costretta ad intervenire nell'arco di pochi giorni. Però mi chiedo, perché sento dall'esterno, Presidente, lo sentite anche voi, e diventa un trito e ritrito, la gente, non è che è stata fatta un po' confusione sull'argomento? E probabilmente la vostra presenza qui stasera è proprio magari per spiazzare il campo da ogni equivoco. Faccio un esempio, al di là di quello a cui faceva riferimento Mezza Roma poc'anzi, di notizie che rimbalzano, di situazioni anche giuridiche molto molto farraginose. Faccio ad esempio, porto come esempio le dichiarazioni dell'avvocato Gentile, che dice: noi all'inizio abbiamo tentato un approccio con la vecchia proprietà. Io credo che chi ha a cuore la storia, come voi conoscete anche da un punto di vista proprio di interesse societario la storia, credo che magari forse chiarire una volta per tutte. È chiaro che nessuno ha la palla di vetro per sapere quando, ma presumo che la gente lì fuori voglio avere un'idea, che dire, l'anno prossimo proveremo a riportare il colore, proveremo a riportare il nome, proveremo a fare qualcosa. È una mia considerazione questa. Sì. E poi invece all'Otito volevo chiedere, proviamo a parlare anche di calcio, critiche, non critiche, ma a lei questa squadra piace? Grazie. Allora, due cose. La prima, torno a ripetere, se dipendesse da noi l'avremmo già fatto. Riparliamo del passato, quindi non siamo in grado di dire domani. Se dipendesse da noi, ieri, oggi, quindi, voglio dire, noi stiamo seguendo con molta attenzione, non credete che siamo imbelli e fermi, noi sappiamo quello che dobbiamo fare, stiamo lavorando, siamo abituati a difenderci, o sbaglio? La Salerno Calcio è stata sempre difesa in tutte le sedi, fino a oggi ha sempre vinto, non solo sul campo. Quindi significa che monitoriamo e non siamo abituati a farci conculcare i nostri diritti. Però, l'ho detto prima, non siamo neanche abituati a farci costringere a fare cose che non possono essere fatte, ma non dal punto di vista economico, nella fattibilità e nella fattibilità giuridica. Quindi, quando dice l'avvocato, cioè, significa che noi ci siamo andati a documentare, ha ragione l'avvocato, l'ho detto prima, noi ci siamo documentati, abbiamo addirittura fatto un approccio con l'amministrazione comunale insieme, abbiamo visto quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare, perché il sindaco in prima persona si è mosso per vedere la realtà, quello che e poi lui è rimasto poi dopo, no, in una condizione di non poter operare, perché nel momento in cui ci sono delle situazioni, delle vicende giudiziarie, non c'è la certezza del diritto di colui che domani aliena, o comunque chi acquisisce il diritto comprando potrebbe essere risucchiato in una situazione antipatica, e noi non vogliamo stare fuori da situazioni che non possono essere governate e che non dipendono dalla nostra volontà. Non per mancanza di volontà, per mancanza di possibilità, torno a ripetere, non economica. Seconda cosa, per quello che riguarda la squadra, beh, diciamo che la squadra, per essere una squadra di Serie D, sicuramente è una squadra che è una squadra competitiva. Poi il piacere è legato a come gioca, e noi diciamo che ogni partita è una storia a sé, perché le squadre giocano anche in relazione agli avversari, dovrebbero giocare in relazione agli avversari. Questa è una squadra che è stata allestita sicuramente da persone competenti, su questo non c'è ombra di dubbio. Non è che abbiamo preso, siamo andati al mercato, paga uno, prendi tre, dove, anche se sta allestita, torna a ripetere, in 20 giorni, 15 giorni, in progress poi, peraltro, che è un'altra cosa importante, perché non c'era nulla. È chiaro che
in alcune partite, se oggi siamo qui, se non stiamo qui a caso, non è che stiamo qui solo per i colori e cose eccetera, stiamo qui per altri motivi. Perché il segnale che è stato dato alla squadra è stato un segnale sicuramente che non è stato condiviso dalla proprietà. Ognuno deve fare il proprio dovere. E la squadra deve fare il proprio dovere. Ma anche i tifosi devono fare il proprio dovere. E questo è diverso. Perché quando buttano bottiglie nel campo, quando creano problemi, quando ci fanno squalificare il campo, creano un danno irreversibile, non solo economico, perché avere multe di migliaia di euro su una società di serie D è un danno rilevante. Ma al di là di tutto questo, la squalifica del campo voi la dimenticate. Dimenticate che la società addirittura ha dovuto fare ricorso. Poi la società è credibile. Sono credibili le persone che la rappresentano nelle istituzioni, sanno che noi siamo persone che lavorano nel rispetto pedissequo delle norme e delle leggi dello Stato italiano. E non ci facciamo assolutamente condizionare da nessuno. La gestione della società è nelle totali scelte della società. Scelte dei giocatori, scelte dell'allenatore, scelte della gestione, scelte dei comportamenti. Il tifoso deve fare il tifoso. Noi coniughiamo sentimenti e passioni comuni, quindi abbiamo l'obbligo di indirizzare l'organizzazione in modo tale che i tifosi siano soddisfatti dal punto di vista della tutela. Cioè dobbiamo allestire una squadra competitiva, dobbiamo fare in maniera che i tifosi siano soddisfatti. Ma non è che possiamo andare dietro a ogni tifoso perché se ne è soddisfatto. Noi dobbiamo fare il nostro dovere in modo trasparente, in modo corretto, nel rispetto dei ruoli, perché non siamo noi portatori di nulla, assolutamente. Non ci dobbiamo rimproverare nulla, perché abbiamo messo in campo tutto quello che potevamo mettere in campo per quello di nostra, quanto di nostra competenza. Allora io invece vorrei che i mezzi di informazione, che invece di assumere un atteggiamento, siccome questo mestiere forse lo facevo prima di voi, un atteggiamento che può indurre persone che non hanno la cognizione del tecnicismo ad assumere atteggiamenti che travalicano il rispetto delle regole. Perché se tu scrivi, istichi, fai, perché diventa un'istigazione, no? Se tu, come rappresenti il problema, no? Perché il problema, se uno dice esiste il problema del cavalluccio e della cosa, tutti lo siamo convinti, siamo coscienti che esiste, nessuno vuole disconoscerlo, nessuno si sottrae dal trovare la soluzione per risolverlo. E però se vi diciamo da, scusate, agosto, se, primo agosto, mi pare, siamo agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio e febbraio, 6 mesi. Beh, non voglio essere, però pure Gesù Cristo per fare, no, quello che ha fatto, alla fine ci ha piegato un po' di tempo, voglio dire, date tempo, dateci un po' di tempo per poter risolvere i problemi, perché non rientra nella trattativa nostra, nella nostra potestà. Dice, guarda, va al mercato, al negozio, quanto costa il cavalluccio, quanto costa il colore, ecco qua, pago e te ne torni, e te sei portato via il cavalluccio. Se fosse così avremmo già risolto. Scusate, spendiamo tantissimi soldi per il centro sportivo, dico tantissimi soldi, credete, per un campo che qui nella provincia di Serra non esiste, ve lo dico io. L'ultima generazione, la quinta generazione ad altissimo che è uscita adesso, l'ultima, e pensate che non andiamo a spendere i soldi per ma non è così. Io spendo i soldi, giustamente, come diceva mio cognato, su una cosa che è vendibile, ma se non è vendibile da chi vado? Da Esposito che dice il suo, da quell'altro che dice il suo, no, quell'altro dice, poi dice no, scusate, non avete capito, io sono al tribunale, la roba è mia perché è fallito, cioè. Allora facciamo chiarire a livello giudiziario i problemi, che sono seri, che qualcuno forse minimizza, ma sono seri. Una volta che sono chiariti ed è uscito un pronunciamento, noi bussiamo alla porta di chi sarà il direttore, il curatore, la cosa, quello che sarà, chi ha titolo per farlo, e diremo, scusi, per cortesia, no? Ma oggi con chi parliamo? Mo dica lei, con chi ha interesse magari a far vedere, no? Io
se fossi la città mi preoccuperei più di chi ha portato questa situazione che di chi ha cercato di risolvere la situazione, anche se ne è convinto lui, perché la colpa è sempre dei nuovi. I nuovi ci hanno sempre torto, no? Esposito, Esposito. Certo. Non c'è problema, io stavo qua apposta. Prego. Prima giornalisti, sì. Poi. Volevo chiederle questo, a proposito, voi, lei ha detto che è qui perché insomma ha capito che c'è un momento nella squadra in cui era opportuno probabilmente dire se ho capito bene, forse ho capito che la squadra non ha vinto, quindi scusi, ci mancano 10 partite. Perfetto. Se noi vogliamo uscire fuori da questa situazione dobbiamo concentrare la squadra. Se mi fa fare la domanda, sì. La mia domanda è questa, cioè che cosa ha detto a Perrone, visto che lei ha parlato del progetto, un progetto che è sotto gli occhi di tutti. Immagino che ovviamente voi che siete persone che guardate a medio e lungo termine stiate anche immaginando quest'anno in prospettiva futura, cioè guardate questa stagione per capire anche quanto di buono in questa stagione, la domanda la sto facendo a lei, sì. Quanto di buono in questa stagione ci sarà da poi portare avanti per il futuro. Ma... ecco, quindi in questo senso insomma mi riallaccio alla domanda del collega, cioè Perrone la sta soddisfacendo come allenatore in prospettiva futura? Aspetto che le dicano quello che le stanno dicendo. Posso? Sì. Lo dicevo, la sta soddisfacendo Perrone in chiave anche futura, considerando che è un allenatore, ha la prima esperienza importante insomma da allenatore, e per quanto riguarda la struttura tecnica, quindi a partire dal direttore generale Pagni, che è una persona che evidentemente mastica il calcio e non da poco, se tutto questo lei ha intenzione di già riproporlo, se la sente anche nel futuro. Sì, non è buona la domanda, neanche questa, no, mi dica lei. Ah, perfetto. Il tribunale nel senso a chi ha ragione mio cognato, siamo in due. Sì, mi scuso, ha ragione lei. Se ritenete, ma ero partito col plurale, poi guardandolo, e siccome lo Tito mi sta guardando dall'inizio della della conferenza, ho innamorato degli occhi oppure evidentemente ce l'ha con me, ma mi perdoni Presidente Mezzarò, ovviamente era ovvio che mi riferissi ad entrambi insomma, quindi se insomma in chiave futura questa presenza dell'area tecnica lei intende ci sta pensando, riproporla, se non è soddisfatto di qualcosa, non pretendo che ce lo dica adesso, ma almeno in linea di massima se può dirci qualcosa, insomma la squadra sta giocando male, allora, e non da due settimane. Allora guardi, noi siamo abituati a confrontarci sui risultati, la squadra gioca male è prima in classifica, a 6 punti dalla seconda, lei vuole che la squadra giochi bene e sia terz'ultima? Non è un problema, no? E allora facciamo domande che siano, scusi, che abbiano una ratio. Allora, se io sto qui insieme con mio cognato, siamo qui perché abbiamo visto che abbiamo perso la partita e perché la prima e l'altra partita è stata pareggiata, questo, perché se avessi vinto questi problemi non ce li avremmo avuti, perché noi dobbiamo vincere, non dobbiamo giocare bene, dobbiamo vincere. Se lei non vince e gioca bene non risolve niente, noi dobbiamo uscire da sto campionato, forse non ha capito Esposito, non hanno capito gli altri. E allora se non ha capito questo, vede che la domanda viene già automaticamente meno, perché le dico perché lei mi pone un problema del futuro, io mi pongo il problema di andare nel futuro, se no rimaniamo nel presente, io voglio andare nel futuro, cioè io dico, quando io dico io no, Claudio lo dico, io dico la società sempre, no per rispondere voglio andare nel futuro, e per andare nel futuro dobbiamo fare i risultati. Lei invece mi parla sempre, gioca male e vincevamo, gioca male e vincevamo. Capito? Ma gioca male, tanto siamo primi in classifica a 6 punti. Problema è quando giochiamo bene e perdiamo, allora ancora peggio, no? Io preferisco giocare male e vince. Perché, torno a ripetere, è calcio dilettantistico. Qualcuno lo dimentica, è Serie D. Esposito, lei ragiona con la mentalità del calcio professionistico. Perché giustamente il Salerno stava del calcio professionistico. Allora io dico, necessità fa virtù, usciamo da st'inferno, quello che noi no, vogliamo, uscire da questo inferno, subito, scappare il prima possibile, perché significa rimanere in una situazione di questo genere, con mille problemi che ha questa organizzazione, cioè non la Salerno Calcio, l'organizzazione di questo tipo di calcio. Andiamo nei posti dove, non vi dico i calci, i cose, gli stadi come sono,
la situazione com'è. Questi, i nostri, allora adesso vi dico una cosa, così vi fa sorridere, i nostri viaggiano con l'aereo di linea, con l'aereo di linea, informatevi, dormono in albergo a 4 stelle, se non a 5 addirittura, gli altri prendono la Ryanair la mattina, arrivano un'ora di ritardo, arrivano magari a ridosso, hanno dovuto spostare pure la partita, parliamo del Marino, perché sono arrivati in ritardo. No. Capisce qual è la situazione? Allora noi, qual è la differenza? Forse quello che noi sicuramente, mio cognato uguale ha detto alla squadra, ha detto, dice, non è che qui stava in albergo al pensionato come qui dove vivono, il pensionato va bene, cioè noi ti diamo i mezzi per sostenerti perché devi portare i risultati. Lei si preoccupa se giocano bene, io mi preoccupo invece che devono vincere il campionato, guarda la differenza. Poi mi porrò il problema, con tutto il rispetto, di valutare poi se lo staff vecchio organizzativo è idoneo per proseguire nel percorso. E lei invece già mi fa, se pone il problema prima. E non solo. Dire che Perrone no, non ha mai fatto un campionato di un livello, allora lei non conosce la storia di Perrone, perché Perrone, al di là che stava nella Lazio, nel settore che ho recuperato io, ha vinto anche il campionato di Serie C, mi consenta. Come no? E allora se ha vinto il campionato di Serie C significa che un'esperienza perlomeno della categoria Serie D, che un gradino sotto ce l'avrà, no? Allora, non ha senso che ci... Ma perché, capito, la piazza è importante, però allora, è importante, allora, andiamo alle cose, se è importante pure nei comportamenti, deve essere importante. Beh, da parte di tutti, dei tifosi, dei mezzi di informazione, cioè, perché no, l'importante è importante solo sulla carta, poi l'importanza si traduce nei comportamenti, no? Questo è il problema. Quindi noi siamo fiduciosi sicuramente e tranquilli che quello che abbiamo detto, che daremo sempre il massimo per avere il massimo. Il problema è avere il massimo, perché se dipendesse solo da noi, prego, se dipendesse solo da noi, e noi dando al massimo abbiamo vinto tutto, perché noi diamo il massimo. Beh, la squadra della serie della Salerno Calcio è la più forte che c'è nella storia, andate a vedere, formatevi di tutte le serie D, chiamate, dite, fatevi spiegare se è forte dal punto di vista della qualità dei giocatori. Poi i risultati purtroppo arrivano, non arrivano, o meglio arrivano, non arrivano come forse avremmo voluto, no, perché voi nella testa di ognuno di voi già avremmo voluto che il campionato fosse chiuso, fossimo primi in classifica a 20 punti dalla seconda, quindi è finito il campionato e tutti quanti aspireremmo a questa cosa, però bisogna pure essere fiduciosi, no? Le cose vanno pure corrette in corsa, come si vuol dire, no? Tutto qua. C'è nessuno della Sciama che vuole parlare? Buonasera, sì. Presidente. Volevo fare una piccola considerazione, visto che lei è rimasto, diciamo, è tendenzialmente positivo, io direi che non sono preoccupato, né credo che debba essere preoccupato, perché se in questo momento il Salerno Calcio è una tartaruga, c'era una famosa favola della tartaruga del pene d'Achille, il pene d'Achille non riusciva mai a raggiungerlo, quindi il città di Marino è una lomaca, quindi siamo a posto da questo punto di vista. Ma questo è un mio parere. Volevo chiederle poi, per quanto riguarda un'altra questione, lei è sottoposto anche a pressione, peraltro siamo nell'ambito del derby Roma-Lazio, contestazioni che peraltro personalmente non mi sono neppure piaciute, riguardanti la città di Salerno. Lei a questo striscione come risponde? Ovviamente non quale, ricordo. Quale striscione? Uno striscione comparso insomma a Roma in corso della partita, cui si inneggiava proprio a lei il ritorno, o meglio, di andarsene a Salerno. No, lei... mi canta una musica. Mi canta una musica. Vattene a Salerno, vattene a Salerno. È contento di questa... Ma vedi, questo per dimostrarvi che nessuno è mai contento. No, guarda, adesso, nessuno è mai contento. Questo per dimostrarvi che la gente deve ragionare. Non si deve far coinvolgere. Deve ragionare sulle cose. Così, la Lazio aveva 550 milioni di debiti. È una società tecnicamente fallita, credete? Oggi è una società che ha dettato un modo diverso di fare calcio, cioè in senso non solo sull'aspetto sportivo, il modo della gestione. È terza in classifica e se lamentano. Dite voi se c'è una giustificazione. Allora può darsi che posso farvi ragionare,
ma può darsi che ci sia, no, qualcuno che ha interesse, che fa delle regie, no, e dire no, perché sai, sto clima non è un clima intelligente, cioè un clima che favorisce la vittoria, favorisce la disgregazione, no? O sbaglio? Se tu vuoi destabilizzare, basta crei la calunnia in venticello, butti i germi, lo spogliatoio, i problemi, no? Ma allora. Che? Ma secondo lei io mi faccio condizionare a nessuno. Io sono libero, sono uno spirito libero e venga apprezzato perché sono uno spirito libero, sono uno spirito che decide in totale autonomia, non si fa condizionare da nessuno. È un problema, mi consenta, che non mi sono mai posto. Ha capito? Non mi sono mai posto, lo sa perché? Perché parliamo di due livelli diversi, compatibili. Nella vita uno, ma lei perché è abituato a fasciarsi la terza prima di rompersi? Che fa? Si presenta, se diventa una mummia, tutto è mai coso fasciato, perché cioè, se no rischio che cado, poi mi faccio male. Prego? No, dico, perché si deve fasciare la testa prima di rompersi? Diventa una mummia, si fascia tutto perché c'ha paura di scivolare e farsi male. Mi sembra un'assurdità, no? Noi viviamo le cose al momento, no? Con la logica, con la capacità anche di capire l'evoluzione del futuro. E quindi... Presidente, un'ultimissima battuta, visto che è stato chiarissimo sul Cavalluccio, ma ha ripetuto in sostanza quanto ha ripetuto tempo addietro. Mi risulta, non so se le risulta, che il proprietario, o almeno colui che ha acquistato il Cavalluccio in un'asta pubblica, e quindi salvo che il dispositivo, ma purtroppo possiamo sbagliare tutti, non abbia tenuto in considerazione di questo effetto traslativo dell'atto che c'è stato ed è diciamo sotto gli occhi di tutti, mi risulta che questa sentenza del Tribunale che fa riferimento a questa inibizione dell'uso di marche dell'uso di marche e dominazione al dottor Antonio Lombardi sia per essere impugnata. Questo potrebbe cambiare se alle risulta le carte in tavola. Grazie. Guardi, io sono abituato a parlare con le carte, non con le ipotesi, quindi con le sentenze. Se io ce l'ho un pugno, è impugna. Mi pare di capire, non so, mi sembra di capire che siano già trascorsi, non è stata neanche impugnata, trascorsi i tempi per l'impugnativa, perché non è che sine die può impugnare gli atti, c'è un termine, mi pare 60 giorni che non è stato fatto. Ma al di là di tutto questo, io non voglio entrare nel fatto, io so, e questo se le dico che so, significa so dal punto di vista giuridico, per quello che sono le carte a disposizione che abbiamo avuto, che tecnicamente allo Stato noi come parte terza non possiamo intervenire, perché ancora l'ha detto lei, non l'ho detto io, che c'è una sentenza del Tribunale che nonostante un'asta pubblica che è avvenuta a Salerno, Tribunale di Salerno, il Tribunale dei Napoli invece ha impugnato e ha detto che non poteva essere venduta all'asta. Questa è la storia. Poi qui pensi un po', due tribunali, non parliamo solo di persone vive, due tribunali, immaginate quindi che quali sono i problemi. Allora io dico, noi siamo fiduciosi, perché la giustizia è lenta ma inesorabile, ricordatevelo sempre, e quindi quando arriverà stabilirà chi è effettivamente il titolare, e se il titolare, che sarà effettivamente una persona fisica, una persona giuridica o addirittura un curatore, non si sa, potrà alienare o meno sia il marchio che i colori. Se lo potrà fare, noi staremo ad aspettarlo. E vi do un'altra considerazione: non vi fate condizionare da ipotesi, come diceva, non so se è andato via, Chievo, Verona, Chievo, i marchi, i cose, questo. La Salerno Calcio, essendo fallita, così ve la chiarisco, la Salernitana essendo fallita, no, dico, la Salernitana essendo fallita, giustamente ha ragione mio cognato, ho fatto vedere un lapsus freudiano, essendo fallita, no, lapsus freudiano per dire che vedi, Salerno si deve chiamare, lapsus freudiano perché si deve chiamare Salerno, non Salernitana, Salerno cosa, essendo fallita, non può ricostituire un'attività sportiva sullo stesso territorio dove è stata costituita in sostituzione, in base a chiaramente
a quella categoria una squadra sportiva. Tant'è, non verrebbe mai omologata. A meno che non vuoi giocare negli juniori, se juniori per carità vuoi giocare tranquillamente. Quindi questi se li acquista una curatela. Sì. Quindi non sono più di proprietà dell'attuale proprietà. Se li acquista una curatela, sì, della Salernitana 1919 o arrivano a quella della Salernitana. Curatela è un dato oggettivo, quindi non che... potrà mai fare una categoria in cui milita la Salernitana. Lei sarebbe disposto a trattare con la curatela, non più con Energy Power, eccetera. Ma già io l'ho spiegato. No, ma scusate, non ho capito, sono scusi. Esposto. Voi sareste disposti. Ecco, bravo. Lui è... sto imparando la lezione da lei. Vabbè, questo. Il problema qual è, Esposito? Tutti i professori siete, di chitarra, mandolino, chitarra, cose, accompagnamento, quasi cose varie. Io, certo, io c'ho il rettorato. Io sono il flauto, pensa, sono incantatore di serpenti, pensa un po'. Ti ho detto che facevo prima di te il mestiere del giornalista. Quindi giornalaio, parolaio, io te lo dico io, ti conosco bene. Io sono scritto prima di te all'albo dei giornalisti. Da che anno sei scritto? Ah, perché non c'hai. Allora mi dispiace se dopo di me. E lo fai, io lo so. È vero, hai ragione, hai ragione. Quindi hai ragione. Poi vuol dire qualcosa, no? Però prima funziona in modo diverso. Ma è giusto, è un indice di rispetto. Però ripicciare pure te, ce l'hai. Siamo in due. Bravo. Allora, ti stavo dicendo, riferito al ragionamento che facevamo, che non esiste il problema che poni te, non esiste, perché oggi, torno a ripetere, non c'è nessuno che possa dire chi è titolare del progetto. Quando ci si verrà, noi, sarà la curatela, sarà il privato, sarà quello, sarà quell'altro, faremo tutto in maniera, in modo tale che riapproderà alla società madre. Perché la società madre è la Salerno Calcio, è la società della città, non è la società di Mezzaroma l'Udito, è la società della città, chiaro? Questo è. Ultime domande, Origlia. Buonasera Presidente, io attentamente ho ascoltato a lei, dicevano, si sta verificando, voi parlate sempre, è buono così, quello che si sta facendo stasera, si dovrebbe fare sempre. Non solo stasera, poi casomai si dimentica e non ne facciamo più. Di queste cose le teniamo una pancia. Allora, Presidente, lei ha parlato. Mi sembra che lei, vede scheletri, io parlo sempre da parte dei tifosi. Vede scheletri. Io faccio parte di un... perché lei sta vedendo che ognuno ce l'ha con lei. Noi. No, ma io non... State mai sentiti, ha parlato. Chi sei? State mai sentiti. Noi, quando siamo stati pure noi al Comune, il sindaco ha fatto cinque nomi di chi poteva rilevare la Salernitana. Quando ha fatto il suo nome, il nome del presidente Mezzaroma, è stato un boato. Vuol dire che noi crediamo in voi. Non è vero, noi ne crediamo, abbiamo creduto dal primo momento. Perciò io non mi voglio prolungare, presidente. Noi crediamo in questa società. E ogni volta lei ha tirato i balli ai tifosi, noi non teniamo niente da sottovalutare ai tifosi di Salerno. Noi ci sentiamo. Ma ho difeso? No. Come no? No, in questo momento sta dicendo. Come no? Ma scusate, devo dire, scusa. Lei ci vuole educare. Lei ci sta educando. Ah, ecco, allora, questo sì. Allora, no, sto cercando di farvi rispettare le regole, che è un'altra cosa. 64 anni, mia educazione, una sola persona me lo poteva dare. Tuo padre? Era mio padre. Certo. Poi lei mi può dire che secondo me quella pietra non andava buttata, ma questo non succede solo a Salerno. Anzi, da altre parti. C'è una cosa molto più pesante. E che significa? Allora significa che noi la storia non è solo il Cavallucci, che lo vogliamo tutti, ma la storia dice pure in Serie A abbiamo portato 10.000, 15.000 tifosi fuori casa, la storia dice che in Serie A abbiamo portato 30.000 abbonamenti, la storia dice che l'anno scorso, anche se eravamo già sapevamo già che la Serie A non teneva futuro, comunque l'ultima partita Alessandro e il Perù abbiamo portato allo Stato 25.000 persone. Oh, ma lo sai che allora, il sindaco pagava le trasferte? Io dico una sola cosa, facciamo una cosa bellissima. Voi, che noi crediamo in voi, e sicuramente non stiamo contestando la squadra. Anche se andiamo in poche persone, io faccio parte di quelli 2.700, però dovete capire che purtroppo
c'è un rammarico che ogni volta lei, più di una volta, più di altre persone, si ha manifestato. Voi sapevate dove stavate? Sì, più sapevano se. Sei in prima categoria, però non ci può uscire pesare. No. Ma chi tu fa pesare? No, non ha da riuscire. Come noi, non ha da riuscire più. Perché grazie, noi sapevamo, lo sapevamo. E perché se non siamo in prima categoria, siamo in Serie G, ci siamo nelle società, non c'erano fatti per lì, oggi non stavate voi qua. Siamo quelle là che noi purtroppo ce ne fatti per lì. Non ci può uscire pesare più. Voi dovete fare una sola cosa, quelli che vogliamo noi tifosi. Ci dovete portare il calcio che conta. C'è da far divertire, che sono 5 anni che sappiamo solo tribunale e fallimento. Poi, bravo, hai ragione. Le altre cose a noi non ci interessa. Che noi possiamo dire che la partita di domenica non ci è piaciuta. Io sono d'accordo, quello possiamo dire. Ma quello possiamo dire. Poi mi dovete dire. L'ho detto pure. E perciò, Presidente, io la stimo molto, come tutti quanti di vostra serenità. E soprattutto molto. Ma no, perché ci avete difeso le storie? Non è vero che è esposto con qualche altro giornalista, paura di fondare la sera, no, loro più di me vogliono essere, perché sono più giovani di me, vogliono essere la sera in Serie A, come tutto qua, non ci hanno nominato di la serie di A promozione, vogliono in Serie A, noi vogliono in Serie A, capovolo di pure là, non ce ne frega, ma noi vogliono in Serie A. Grazie. Grazie. Posso dire solo una cosa in merito ai tifosi, perché io personalmente me l'ho fatto sempre a nome della società e quindi anche di Claudio. Io ho sempre ringraziato i tifosi per l'affetto col quale ci seguono, anche in trasferta, cioè le trasferte abbiamo fatto, c'erano sempre, all'ultima c'erano 250 tifosi, quindi la prima cosa che faccio, li ringrazio sempre in ogni occasione, perché anche in un momento economico, quale quello stiamo vivendo nel paese, fanno i sacrifici per venire. Questo non significa che adesso, senza entrare nello specifico, perché poi è la singola persona che fa danni, non è mai l'interesse, tifoseria generalizzata, è bello. Però noi obiettivamente, quando vediamo che paghiamo migliaia di euro di multa, che abbiamo il campo squalificato, abbiamo anche il dovere. No, ma infatti io non lo sto dicendo a lei personalmente, però così come. Sì, però posso dire una cosa, anche questa, il fatto di dire in altri posti succede di peggio, è vero, però non può essere, come posso dire, un esimente. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, no? Dobbiamo crescere, ma tutti, la società, la stampa, i tifosi, perché possiamo fare veramente un bel lavoro qua a Salerno, ma io lo dico sinceramente. Bravo, questo. Sapete quando si parla, quando vengono i risultati, quando vengono le cose. Noi l'anno scorso non tenevamo il diario con la società perché non la tenevamo. Oggi che teniamo una società, e queste cose, quando devo dire una cosa, che con chi devo andare? Alla detto stampa, alla direttore sportivo, so a chi mi devo rivolgere. Ma noi prima non eravamo, solo una volta, quando mi diceva, noi eravamo una organizzazione perfetta, perché si vinceva. Poi vedete, siamo venuti di soddisfazione. Salerno mi sa però di soddisfazione. Ma non come la Vippa toglierà la Lazio, ma noi Vippa ci toglierà. Per dimostrarvi che io ho a cuore le sorti della tifoseria, voi non sapete che ci sono qua i testimoni delle forze dell'ordine, che quando ci fu una trasferta, non ricordo se a Marino o dove, la tifoseria fu accusata dell'autogrill, io sono dovuto intervenire pesante per tutelare, perché ritenevo ingiusto, e davvero ho detto no, loro non sono, e avevano fatto un provvedimento che poi l'osservatorio si è rimangiato, perché ho garantito io sul piano della affidabilità delle persone, perché io sono convinto, l'ho detto prima, che Salerno è una città di alta civiltà, non lo dico perché sto qui, perché ci credo, se non ci stavo qui, quindi lo dico seriamente, la civiltà è nei comportamenti. Allora, qual è il problema? Ma siamo convinti su questo, però io non sto parlando, io sto ringraziando il sindaco che ci ha dato l'opportunità di poter dimostrare di poterci assumere delle responsabilità di scelta che non vogliamo tradire e disattendere, ma vogliamo portarla avanti con i fatti e in modo corretto, perché non siamo illusionisti, amico mio. Io vorrei vedere, se venissi qua dico non vi preoccupate, il cavalluccio fra un anno è la cosa più semplice, avete il cavalluccio tutti.
Perché ho sentito la radio cronica. C'è qui una persona a me. No, e facevo. Eccolo, pronto, sta arrivando. Questa è la formazione. Questa è la formazione. L'allenatore ha messo nel campo. Ma ogni tanto, visto che vuoi far tifoso, ma fa l'avvantaggio, non fa svantaggio. Sempre i fatti negativi metti in risalto. Allora io ti dico. No, no, ho sentito. Chi? Tutta dall'A alla Z. Sì, ce la sentiamo insieme. E dicevi domanda, pure. C'è un'ultima domanda. Ma io non ho. Esposito, stammi a sentire, senti bene. Vabbè. Io, ma c'è quale anello? Esposito, ma che ti. Ma chi ti tratta male? Chi ti sta trattando male? Però. Ma chi è sprovveduto? Mica ho detto che ha fatto una grande prestazione domenica. Ma il problema sai qual è? Siccome tu fai la telecronaca, tu guarda le telecronache che fanno su Sky, tante volte vedi delle partite, peraltro mi indispettiscono, perché vedi le partite sembrano, fanno la telecronaca, sembra che magari perché ognuno poi non riesce ad essere terzo nella valutazione. No? Prego? Ah, ma non voglio entrare nel mezzo, te l'ho detto prima. Io dico, ma ogni tanto, visto che sei sereno e ti vedendo, non dico, visto che tutti sono così, ma almeno attenuano che la partita era una fedenzia, ce la siamo accorti tutti, mica non ce la siamo accorti tutti. Poi andiamo a vedere se noi siamo qua, perché siamo convinti che non è stata una partita degna della squadra. Poi non dobbiamo creare il colpevole, dobbiamo andare a rimuovere il problema. Perché se facciamo i processi e non serve a niente, che vogliamo? Noi dobbiamo assolutamente, sappiamo, mancano 10 partite, andare a togliere e rimuovere le situazioni che creano queste prestazioni. Ultimissima domanda. Si è scaricato. Già, sentiamo. Allora, le volevo dire questo. Noi sappiamo di essere un martello pneumatico in riferimento al marchio, al colore e alla denominazione. Io come avvocato ho seguito un attimino tutto l'iter giuridico al Tribunale di Salerno. Volevo sapere una cosa, la domanda gliela faccio da tifoso. Anziché avere una posizione attendistica nei confronti dei suoi predecessori, perché non portarli allo scoperto e praticamente fare in modo che questi signori vengano davanti alle telecamere e dicano: noi siamo proprietari di questi beni immateriali perché li abbiamo acquistati con un'altra società e questi beni sono vendibili. Io ho un fax tra le carte dell'avvocato Lenza, che è l'avvocato che rappresenta Antonio Lombardi, che ha detto che l'avvocato Gentile né nessuno del gruppo Lotito e Mezzaroma ha mai avuto contatti con la Energy Power. Naturalmente la credibilità di queste persone è zero a Salerno. Scusi, rispondo subito. Lei ha fatto una premessa. Io sono un avvocato, ho le carte e sono anche un tifoso. Parlo da tifoso, perché non parla da avvocato? No, io parlo da avvocato e le dico che nessuno può tranquillamente subire una revocatoria se adesso si vanno ad acquistare i beni immateriali, dottor Lotito. È convinto da questo? Sì. Anche se c'è una bancarotta? Anche se c'è una bancarotta. Allora lei cambi mestiere, si fidi. No. Cambi mestiere. Non devo cambiare mestiere. Io dico, scusi. Perché è un'altra società. È un'altra società. Ma che sta scherzando? Ma allora con questo sistema. Ma scusi, se la bancarotta, soprattutto se diventa fraudolenta, allora con questo sistema, scusi, lei che fa? C'è una società. A un certo punto che fa? Prendi i beni, li metti su un'altra società, dopodiché non c'è il revocatore perché è l'altra società. Ma che è? La Energy Power dica che è proprietaria, mi sembra la palissiano, insomma, no? Non potrebbe dire altrimenti. Ci sono gli altri. Sì, però c'è anche una sentenza del Tribunale di Napoli che inibisce. Sì, quello che vuole.
quello che vuole, quello. Se mi fa, possiamo fare una cosa? Se mi fa parlare un attimo. Faccia una cosa, se porti. Scusi, se lei è convinto, no? Vada a fare la trattativa lei. Mi porti un provvedimento del giudice, io non ho problemi. Quindi così, siccome fa avvocato, porti un provvedimento del giudice dove si assume la responsabilità di dire: guardi, allora, questo è il coso, sono i colori, questa è il cavalluccio, questa è la cosa, sono in grado di venderlo. Facciamo un provvedimento al giudice o faccia metà all'asta? Chiudiamo. Faccia metà all'asta, c'è problema. Grazie. Ma vedi, parliamo delle cose, scusi, ma se lei mi fa specie che faccia fa l'avvocato lei. Dottor Lorino, ci siamo. Il problema è questo, questi signori che hanno sbagliato e continuano a sbagliare, il problema è che non devono uscire più allo scoperto, però purtroppo è quando lei ha un pezzo di terra, purtroppo antipatico o simpatico, io devo venire a trattare con lei, purtroppo è così, purtroppo è così. Scusi, ma se lei il pezzo di terra, le faccio un esempio, deriva da una situazione. Non è pignorato, ma lasci perdere il pignorato. Allora, guardi, adesso le spiego una cosa. Guardi che succede. Così. Allora, no, scusate, è un riferimento che non ha nessuna attinenza, così chiarisco perché non voglio dire. Se lei domani mattina va da una persona, le vende un brillante che vale 1 miliardo e lo compra a 100.000 lire, giusto? Lei questo compra il suo brillante, poi esce fuori due cose, che questo brillante magari, scusi, non sto dicendo, era rubato, quindi danno ricettazione, dice ma io che c'entro, io ho comprato in buona fede, eccetera, giusto? Oppure se gli va bene gli danno incauto acquisto, perché lei dice scusi una cosa che costa 100 non l'ha pagata. Se questo bene è frutto di una operazione di cui noi non siamo a conoscenza, di distrazione, cioè perché viene acquisito, no? In modo lei incorre, se quello viene tacciato di bancarotta, in concorso in bancarotta, cioè bancarotta preferenziale, questa cosa bancarotta fraudolenta. E questo è il codice penale, non è che lo stabilisco io. Allora qual è il problema? Le sto dicendo. Prima che siccome c'è un contenzioso in atto tra la vecchia Salernitana, il vecchio proprietario Aliberti, il curatore di quella Salernitana che dice che doveva, siccome era un bene che poteva essere venduto per poter soddisfare i creditori dell'epoca, quell'altro dice no, io l'ho comprato con un'altra società all'asta, la fatalità, il tribunale di Salerno, e questo dice no, non lo poteva vendere perché quello era del tribunale, il tribunale di Napoli. Allora dico scusi, ma noi con tutto il rispetto perché ci dobbiamo andare a infilare in un sistema dove domani poi potremmo essere compartecipi della situazione di cui. Allora noi aspettiamo che si rifini. Anche perché, scusi, ma che succede? È morto qualcuno? No, non è che c'è il lutto della città. Voglio dire, se invece di farlo oggi, lo fai fra 6 mesi, 7 mesi, un anno, non è che può durare sine die questa storia. Questa cosa si chiarirà nel giro di un tempo ragionevole, no? C'è una massa di persone. Ancora. Chiudiamo qui. Ma non è capito. Ma non è il fine unico, voglio dire, io non so come spiegarglielo. Ma allora andassero, scusi, posso dirle una cosa? Che è una cosa molto più semplice. Andate da Lombardo e fate votare gratis, no? Cioè, uno che, scusi. No, non ha capito. No, non avete capito. Io sto dicendo, fatelo dare gratis. Se ve lo dà gratis, scusi, gli sto dicendo, vedete che arriva quello che ti sto dicendo io? Se ve lo dà gratis, significa non vale niente, no? E quindi non può avere valore ai fini della curatela. No, non ha capito che sto dicendo. Se vale come patrimonio ai fini della curatela, come ritorno economico, o non vale o vale. Se vale in termini economici, vale ai fini della curatela per soddisfare i creditori, capisce? E io sto dicendo, fate. Prego. Ma scusate, ma io ve lo sto dicendo, ve lo fate dare voi. Scusi, fatevelo. Guarda, lo consegnasse alla città. Oh, scusa, la cosa più pulita. Se io a voi fossi trovato in questa situazione, io sai che avrei fatto? Io avrei consegnato il titolo e cosa alla città di Salerno, no? E scusi, dobbiamo chiudere, siamo in ritardo. Ma nel momento in cui l'avvocato Gentile, che fa parte del vostro gruppo, asserisce pubblicamente che aver trattato con questi quello nero. E loro smentiscono questo, quell'altro. Stariamo, perché se dicono il falso, sono stati loro. Ma secondo lei il sindaco si è adoperato per ottenere il coso? No, voglio dire, il sindaco si è adoperato o no? Ah, non lo so. Sappiamo che la Salernitana deve andare al gruppo Lodi del Mezzaluna, questo vogliamo tutti qua. Che cosa ha fatto Vincenzo?
Ma non so, ma io le sto dicendo per farle capire, io perché non riesco a comprendere ancora oggi che qualcuno sta facendo lo strumento, no, inconsapevole, mi auguro inconsapevole, di situazioni non chiare. Inconsapevole. Ma non ha capito, non devo stare io, andate, scusi, o starà il magistrato, perché il giorno che viene fatto, scusi, c'è un'ipotesi di bancarotta, o sbaglio? Prima era un fallimento semplice, poi diventò con bancarotta. Lo sai che significa bancarotta? Sì. E dopodiché, io perché devo stare io, che mi metto a fare magistrato? Faccio stare a chi? Appena si è chiarita sta situazione, io dico, torno a ripetere, c'è un problema? Allora, qualcuno ha creato questa situazione nella città? Sì, non l'abbiamo creata certo noi, no? O sbaglio? Allora, benissimo. Allora, il minimo che uno potrebbe fare, no, per avere il consenso della città, è dire, scusate, io riconsegno, come dire, gli arnesi del mestiere li riconsegno alla città di Salerno, non alla Salerno Casa, al comune. E allora che volete da noi? Io sì, assolutamente. No, ma vede, ma perché lei chi è, scusi? E allora che dice, vengo da lei, se tolgo occhiali così ci vediamo in faccia, tolgo occhiali. Ah, scusi. Ma che si vuol dire? Che non ho capito qual è il problema. Cioè, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo dare i soldi al Lombardo? Dobbiamo aiutare? Che dobbiamo fare? Ma i fatti ho fatti, professore. Oh, io i fatti ho fatti, ho messo i soldi qua dentro, non è chiacchiere. O sbaglio? E per... Chiudiamo. È la sua opinione, noi la rispettiamo, va bene così. Ringraziamo tutti i colleghi che sono intervenuti, grazie.